900 licenziamenti nei PlayStation Studios, 670 in Electronic Arts, 1900 in Microsoft, quasi 18.000 nell'intero settore gaming dal 2023, di cui 8.000 solo da inizio anno. Diversi studi di sviluppo chiusi, una marea di giochi cancellati e una sfilza di AAA che floppano uno dopo l'altro. La domanda sorge spontanea: che diavolo sta succedendo? Siamo senza ombra di dubbio dinanzi a una delle più grandi crisi nella storia del videogioco, una crisi che sta spazzando via i sogni e le illusioni che i grandi colossi si erano fatti e che inevitabilmente ridisegnerà per intero questo settore. È infatti ormai palese, e alcuni dirigenti lo stanno già ammettendo, che il gaming AAA non è più sostenibile. Il 2023, che penso sia stato uno degli anni più belli di sempre per noi giocatori, insieme a sfilze di capolavori ha portato anche a pesanti flop, a giochi costati vagonate di milioni che non sono minimamente rientrati nei costi di sviluppo. Un trend che sta proseguendo anche in questo 2024. Pensiamo ad Immortals of Aveum, a Forspoken, a Redfall o al recentissimo Skull & Bones, titoli il cui sviluppo ha richiesto centinaia di milioni di dollari e che all'uscita sono inesorabilmente floppati sia in termini di critica, ma soprattutto di vendite. Dall'altra parte, poi, abbiamo un Helldivers 2 sviluppato da un piccolo team con un motore grafico vecchio di 10 anni che in un mese ha incassato 200 milioni, o un Palworld che è tutto tranne che un gioco ad alto budget che ha superato i 700. Senza citare i vari Little Company, gli Ultrakill e un'altra sfilza di titoli a basso o medio budget che arrivano sul mercato e fanno sfraceli. Insomma, il messaggio che stanno lanciando i giocatori mi sembra chiarissimo. Il fatto che il mercato dei AAA non sia più sostenibile da un punto di vista economico è dimostrato però non tanto dai flop, che pensandoci ci sono sempre stati, ma soprattutto dai giochi che hanno venduto bene, a dei successi commerciali che però, se osservati, fanno capire che qualcosa non va e che così non si può andare avanti. L'esempio più recente ed eclatante è Marvel's Spider-Man 2, un seguito che ha messo d'accordo tutti sulla sua qualità e che è stato premiato dal pubblico con 10 milioni di copie vendute a febbraio di quest'anno. Se si va però a vedere il suo predecessore, si nota che 10 milioni di copie le aveva vendute in poco più di un mese e dai documenti trapelati dal famoso leak ad Insomniac si legge che la stessa Sony, prima del lancio, si aspettava delle vendite in linea con quelle di Spider-Man 1. Dove sta il problema, quindi? Beh, nel budget speso. Spider-Man 2, sempre da questi documenti trafugati, è costato 315 milioni di dollari, solo per lo sviluppo, praticamente il doppio del primo capitolo. Capite qual è il problema? È costato il doppio pur prevedendo di vendere uguale. E questo non è un caso isolato, non è Insomniac che ha fatto follie. Secondo un report di qualche mese fa della compagnia di analisi IDG, nel giro di una decina di anni il budget medio per i titoli AAA è passato da 150 milioni per i giochi estremamente costosi a cifre che superano regolarmente i 200. Al fronte di vendite aumentate di pochi punti percentuali. Questa corsa al fotorealismo estremo, ma soprattutto al voler fare di volta in volta giochi più grandi, più grossi, più ricchi di contenuti rispetto a quelli usciti in precedenza, sta alzando in modo vertiginoso i costi di sviluppo e rendendo ogni progetto una potenziale bomba che, se va male, o meglio, se non va estremamente bene, rischia di far saltare per aria un intero studio di sviluppo. Giusto per farvi capire di cosa sto parlando, Spider-Man 2, per rientrare nei costi, avrebbe dovuto vendere circa 7 milioni di copie a prezzo pieno. E ci è riuscito, per carità, ma quanti sono i single player che vendono quanto Spider-Man, il supereroe più amato? Un The Last of Us Parte 3, se dovesse essere questo l'andazzo, siamo sicuri che riuscirebbe a rientrare nei costi? Chiariamoci, non sto dicendo che i grandi colossal non possano più esistere. Se Rockstar vuole spendere 500 milioni per GTA 6 o Red Dead Redemption 3, ben venga, ma non tutti sono Rockstar. Ve lo ricordate, fino a qualche anno fa le produzioni non si dividevano solamente fra indie e AAA. C'erano i giochi indipendenti, c'erano i giganti da centinaia di milioni e poi c'era una marea di giochi che hanno fatto la storia e sono diventati iconici che erano il giusto compromesso.
Gli Assassin's Creed, i Far Cry, i Ratchet & Clank, gli stessi Call of Duty non erano colossal, ma produzioni da 40-50 milioni che scendevano a compromessi. Compromessi che però il giocatore manco notava, perché, diciamocelo, tolto chi ci vive, a chi vuoi che freghi qualcosa dei palazzi di New York presi con il laser scan in Spider-Man 2? Il problema dell'industria attuale è che sembra che i grandi studi di sviluppo si stiano ponendo degli obiettivi di volta in volta sempre più assurdi, obiettivi che allungano enormemente i tempi e i costi di sviluppo e che poi il reparto marketing sventola con proclami su proclami, come se poi ai giocatori di quella roba fregasse qualcosa. Ora la domanda sorge spontanea: perché? Perché aziende che esistono da 30 anni si addossano certi rischi? La risposta, anche in questo caso, si legge nei documenti leakati ad Insomniac. Uno di quelli che ha fatto più rumore, infatti, è l'elenco dei progetti futuri dello studio con le probabili date di uscita, i costi di sviluppo previsti e addirittura i ritorni sull'investimento. E le cifre sono senza senso. Per il nuovo Wolverine e Spider-Man 3, ad esempio, sono previsti budget superiori ai 300 milioni, con dei ritorni previsti del 70%, quando, per fare un paragone, Spider-Man 2 ha avuto un guadagno solamente del 30%. L'impressione, quindi, è che i dirigenti, che ricordo spesso non sono veterani dell'industria, ma manager messi lì dagli investitori per dei successi ottenuti magari in altri settori, puntino di volta in volta a creare il gioco più grosso, più maestoso di sempre, sperando che possa fare il botto e diventare un nuovo successo planetario. E la rincorsa ai Game as a Service degli ultimi anni ne è la riprova. La cosa che fa veramente arrabbiare è che se ci azzeccano, loro e chi li ha messi lì fanno una fortuna. Se il gioco invece floppa, si licenzia a metà dei dipendenti per una ristrutturazione aziendale, ricordandoci che i bolscevichi tutti torti proprio non li avevano. Ricordatevi però che queste becere politiche non vanno solo a danneggiare chi nell'industria ci lavora, ma anche noi giocatori, perché se le copie vendute non aumentano, quello che deve aumentare è il prezzo. Ricordo benissimo che quando comprai il primo PC che mi permetteva di giocare a roba moderna nel 2006-2007, un gioco al lancio costava 50 euro. Poi siamo passati a 60 alla fine dell'epoca PS3, a 70 all'epoca PS4 e ora siamo arrivati a 80 bombe per una Standard Edition. E la cosa che fa veramente paura è che, secondo gli analisti Sony, l'unico modo per entrare nei costi di sviluppo futuri sarà portare il prezzo dei titoli first party fino a 100 euro entro il 2027. 100 euro per un gioco, un raddoppio del prezzo in meno di 20 anni, manco fossimo con l'inflazione della lira del 1990. Di questo i giocatori si accorgono, non delle animazioni dei passanti fatte col motion capture, e il risultato è che sempre più gente non compra più i giochi al day one, ma aspetta 3 mesi, 1 anno, aspetta gli sconti, oppure si butta su altro, su prodotti che non vogliono mostrare i muscoli solo per il puro gusto di farlo e che vengono venduti a prezzo budget. Gli esempi sono tantissimi, pensate a Stray, che il primo mese ha venduto 2 milioni di copie e che tutto è tranne che un gioco brutto graficamente o fatto con due spicci, semplicemente è il giusto compromesso fra qualità e costi. Oppure, venendo ai giorni nostri, Helldivers 2, di cui vi parlerò sicuramente in un prossimo video, che ha una marea di compromessi. Ha un motore grafico vecchio di 10 anni e non più supportato dal 2018, c'ha i fondali che sono dei PNG, una marea di asset ripetuti. Ma poco importa se poi riesce a mettere in scena scorci del genere, riesce a divertire da matti per ore ed ore e viene venduto a 40 euro. Risultato? Sta macinando milioni di copie, i server sono pieni e le recensioni positive. Ma la cosa forse ancora più importante è un'altra, perché il successo in un mercato dinamico come quello dei videogiochi, con mode che arrivano e svaniscono in pochissimo tempo, raramente è assicurato. A meno che tu sia un GTA, uno Zelda, uno Skyrim o pochi altri mostri sacri, non puoi avere la certezza matematica che il pubblico alla fine ti premierà. Devi mettere anche in preventivo che tu possa non vendere quanto ti aspettavi, anche non per demeriti tuoi. Pensiamo ad esempio al povero Horizon Forbidden West, eclissato totalmente dall'uscita di Elden Ring. Ora, se per un AAA ci spendi 60 milioni e floppi,
alla fine sopravvivi. Se ne spendi 250, le cose si fanno un tantinello più complicate. Con questo modus operandi, poi, ogni nuovo gioco diventa l'ultima spiaggia, una spada di Damocle che ti porta anche a voler rischiare poco, a giocare sul sicuro perché fallire significa chiudere bottega. Quindi, l'innovazione, lasciamola totalmente agli indie. Se 15 anni fa, però, fra un gioco indipendente e un AAA, graficamente c'era un abisso, adesso i mezzi messi a disposizione ai piccoli studi di sviluppo sono talmente potenti che sì, c'è differenza fra uno Spider-Man e uno Stray, ma non più quanto poteva essercene fra un Uncharted 2 e un Train. Se nei primi anni 2010 si poteva dire gli indie innovano tantissimo ma bisogna fare a patti con la grafica, ormai questo scoglio che portava alcuni o molti giocatori a snobbare le piccole produzioni è stato decisamente appianato e spesso titoli costati due noccioline e una cassetta di birra si ritrovano a competere sullo stesso campo di mega produzioni che hanno richiesto magari 5 o 6 anni di sviluppo. Insomma, i dirigenti devono capire una cosa. Per quanto al capitalismo piaccia un sacco ripetercelo continuamente, la crescita infinita non può esistere in un sistema finito. Non può esistere nelle vendite, non può esistere nei budget, non può esistere nella grandezza e nella durata dei giochi, perché, spoiler, le giornate sempre da 24 ore sono. Continuare a pompare il più possibile un progetto, aggiungendo roba su roba, sperando che faccia il botto diventando un nuovo GTA, o nuovo Genshin Impact, è pura follia. Anzi no, non è follia, è una bastardata se poi il prezzo del fallimento dovrà pagarlo chi magari in quello studio ci ha lavorato 20 anni, versando lacrime e sudore, con turni di lavoro massacranti e una mail di licenziamento arrivata perché qualche manager fenomeno non è riuscito a vincere la sua scommessa. Ma ormai lo sappiamo come funzionano ste cose. Alla fine sono sempre gli ultimi quelli che pagano.